Nel mondo Marvel esiste un mandrillo cattivissimo. Avete presente quei primati che urlano e hanno il culo rosso? Ecco, loro. Ce n'è uno che è terribile. Vi presento Mandrill, ovvero Jerome Beckman. Ottenne i suoi poteri scimmieschi quando suo padre venne irradiato dall'esplosione di un reattore nucleare. In pratica il padre era talmente tanto irradiato che passò dei geni scimmieschi a suo figlio. C'è una spiegazione scientifica? Non credo. Però è successo. Grazie alla sua forza e alla sua abilità di manipolazione dei feromoni per controllare le persone. Che cosa? Iniziò una carriera da criminale, cercando anche di rovesciare alcune nazioni dell'Africa. Tra l'altro Mandrill è misogino, ma terribilmente. Usa i suoi feromoni per manipolare le donne e creare degli harem enormi. E loro non lo sanno. È una scimmia terribile, Marvel. Perché l'avete fatto?